Come si adatta il corpo ad un'architettura? Come si iscrive un movimento all'interno di un disegno architettonico? Partendo dal concetto che architettura è organizzazione dello spazio e coreografia è organizzazione di un corpo nello spazio, ho chiesto ad alcuni danzatori di esperire le potenzialità del loro corpo mentre si trovavano in luoghi differenti a causa del lockdown globale. A dispetto di questa forzatura, si è creata comunque una simbiosi naturale tra i loro corpi e le architetture circostanti. Abbiamo ottenuto pratiche di movimento in site specific, espressione di un linguaggio che, a detta dei danzatori stessi, apre nuovi mondi immaginari. È come se il corpo fosse appunto un'estensione delle superfici. Questo pilastro della scala visivamente mi ha ricordato una spina dorsale. Io credo che l'esperienza che offra la danza in un contesto non teatrale è quello di amplificarsi nella relazione con altri stimoli, altre forme d'arte, e di condividere appunto il suo spazio di attenzione con altri elementi, come l'architettura, la natura. Come la porta degli inferi, qualcosa di invalicabile, andare oltre e non andare oltre. Sempre una contraddizione, perché l'architettura è un disegno fisso, però in realtà l'architettura non è mai statica come noi la immaginiamo, così come la danza è abbastanza vicina all'architettura per certi versi, anche se è in qualche modo apparisce palpabile. Corpo che si integra con la luce, con lo spazio e con le ombre. Attraverso questa relazione tra movimento, corpo, struttura, elementi che possono veramente esprimere più di quello che i normali occhi vedono. Le tue calzette rosse. Sono convinto che quando questo virus sarà sconfitto potremo tornare a fruire e a gioire di quello che facevamo prima. Io credo che questo momento ci insegni più che mai che la danza può vivere anche al di fuori del teatro,